Servizio di condivisione di biciclette del Comune di Torino, gestito dall'azienda Comunicare SRL, impazza nella nostra città. A 2 anni dall'installazione delle prime stazioni, intervistiamo Gianluca Pin, responsabile del progetto, mettendolo a confronto con Sergio Verrecchia, dirigente di BikeMe, l'ormai consolidato bike sharing milanese. E qual è la differenza tra le bici di Torino e quelle di Milano? Le bici di Milano sono bici studiate, progettate esclusivamente per il bike sharing, non sono bici commerciali adattate. Hanno la trasmissione cardanica perché risolve il principale problema di rottura delle biciclette, che è la catena. La bicicletta di Torino è una bicicletta, ci dicono, comoda, veloce, leggera. Le biciclette nel mondo hanno la catena, non capisco come possa essere questo un problema. Il bike sharing è un servizio affidabile? Il sistema funziona se si prende velocemente e sicuramente. Ecco perché è necessario che in ogni stazione ci sia sempre una bici e in ogni stazione ci sia sempre un posto per metterla giù. Abbiamo avuto un progetto in progress per dare da subito il servizio ai cittadini. Il fatto di non trovare la bicicletta non deve essere visto come un problema, deve essere visto come un'alternativa, la bici è vista come un'alternativa al trasporto pubblico. Se non ho la bici, mediamente se aspetto 2-3 minuti la bici dovrebbe arrivare. Dove trovate i soldi per mantenere il servizio? Il bike sharing di Milano è completamente coperto come costi dalla pubblicità che il Comune ci ha dato come contropartita. Anche a Torino è stato così, ma la pubblicità a Torino ha un valore diverso da quella di Milano, tant'è che non abbiamo partecipato alla gara di Torino. No? Voi sapete che il nostro servizio si finanzia con questi cartelli pubblicitari che sono installati presso le stazioni. Torino ha un budget torinese, sabaudo, non è Milano, non è neanche Parigi. Per fare Torino ci va il coraggio e l'umiltà per farlo, basta, noi l'abbiamo fatta. Qual è il rapporto abbonati bici ad oggi? Un rapporto di amore verrebbe da dire, ma in realtà abbiamo un rapporto importante. Oggi contiamo 600 bici circa circolanti, con una popolazione, perché di fatto è una popolazione di utenti, attorno ai 16.000 unità. Ogni giorno la nostra utilizzo cresce di intensità, siamo arrivati ad EPS 1.800 biciclette, avere 6.000 prelievi ogni giorno. Dopo aver visto i due diversi approcci al bike sharing, ascoltiamo quali novità ci riserva il Tubike. E le novità? Novità ce n'è, nel senso novità tecnologiche, per esempio oggi si può scaricare direttamente dal web l'applicazione iPhone e Android per poter vedere in tempo reale quali sono le bici disponibili e i posti liberi. E poi l'ultima novità, direi quella più importante, è che la Regione ha rifinanziato il progetto. Era un fondo della Regione Piemonte dedicato al bike sharing e non esaurito. E a quanto ammonta? Siamo circa a 1 milione di euro. Metteremo a sistema nei prossimi mesi tutte le biciclette e le stazioni presenti nei comuni limitrofi a Torino, nella zona ovest, e sarà possibile sottoscrivere un unico abbonamento che consentirà di prendere la bicicletta in quei comuni e a Torino. Queste forse dovrebbe usare più la bicicletta, che magari si rilasserebbe un po' di più.